Si profila un'estate più tranquilla dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico nel Vastese, lo ha detto il presidente della SASI, Gianfranco Basterebbe, presentando proprio a Vasto gli interventi che sono stati messi a punto negli ultimi mesi. Una prospettiva più rosea rispetto alle difficoltà degli anni scorsi, problemi che erano dovuti principalmente alle reti vecchie e quindi alla conseguente inefficienza di trasporto e distribuzione. In questi anni la SASI si è attivata per reperire i finanziamenti, ha chiesto e ottenuto che il problema della carenza idrica venisse discusso a livello regionale e nazionale, e nel piano delle opere strategiche sono stati pianificati 19 interventi per il potenziamento dell'adduzione, per la realizzazione di nodi di collegamento dei sistemi idrici nell'ambito vastese, per il completamento di un efficiente sistema di misura e telecontrollo. A Vasto e San Salvo ormai la sperimentazione è in fase avanzata, mentre stanno per partire i lavori anche a Gissi, Furci, San Buono e Cupello. Questi primi risultati. Grazie a questi investimenti e a questa nuova metodologia, attualmente la città di Vasto è fornita nell'80% delle nostre utenze al 100% dell'erogazione, quindi 24 su 24 hanno l'acqua. Molti cittadini non ancora se ne accorgono perché erano tutti a Vasto, non c'è un'abitazione che non doveva avere un'autoclave per sopperire a queste carenze enormi. Quindi immaginiamoci in questi periodi dove i nostri figli, i nostri nipoti si fanno quattro docce al giorno, nel periodo estivo, i turisti, che nella città di Vasto triplica la popolazione residente. Riteniamo di aver dato un contributo enorme anche a uno sviluppo turistico più importante, perché molte delle persone che venivano, visto quelle problematiche, preferivano altri lidi.